piace a Forlimpopoli, ma vive a Firenze. Pellegrino Artusi è stato sicuramente il massimo divulgatore della nostra cucina italiana. Non un cuoco, ma un antesignano food blogger. Artusi è stato veramente un personaggio precursore di quello che oggi è lo storytelling. Il racconto è che non sia solamente il semplice dose, ingredienti e procedimento. Lui ci ha raccontato molto di più e forse per questo è stato colui che è rimasto nel tempo. Quando mai si poteva pensare che una volta colui che scriveva un libro rimanesse per così tanti anni? Una volta finiti i diritti d'autore, tutti hanno cominciato a pubblicare Artusi. Un motivo c'era. Qui a Firenze si festeggia il 200° anniversario dello scrittore che tutti amano. Tutti i nostri cuochi, sicuramente, se gli chiederete qual è il tuo piatto del cuore, sicuramente non vi diranno mai un piatto stellato. Sono certa che vi diranno l'uovo al pomodoro, il sugo come faceva la mia mamma, la mia nonna, la mia zia. Quindi la cucina è delle donne, cerchiamo un po' di riacchiapparcela. La scienza in cucina e l'arte mangiar bene era un libro che veniva messo nel corredo delle spose e quasi sempre dalla suocera, ovviamente con l'intento di far mangiare bene il figlio, no? Certo. E quindi ai pari delle lenzuole e delle tovaglie si metteva nel corredo della nubenda, della sposa, il libro di Pellegrino. Per l'occasione i cuochi toscani hanno preparato tante ricette originali dal ricettario dell'Artusi. Pan brioche, ho usato dopo la gelatina di Vinsanto di Chianti, fatto proprio da una persona speciale, il pan di fegato e la cipolla di Certaldo Nagrodolce. La ricetta originale dell'Artusi? Certo. Il manuale dell'Artusi rappresenta il punto di riferimento ancora oggi per tutti coloro che si vogliono avvicinare al mondo della cucina.